Che cosa hanno in comune le streghe, le sette sataniche ed Ileanora Bernetti? L'ho scoperto giusto poco fa che si chiama così. Una sola cosa, pelosa, con i baffi e che riempie i nostri feed di Instagram e di TikTok con le cose tipo no sense che fa. Il gatto. Eppure dietro tutta questa dolcezza e pazzia concentrata in un singolo esserino potrebbe nascondersi un passato medievale tumultuoso e ricco di magia nera. Ma soprattutto devozione del male che ha attirato l'interesse della chiesa e non solo, perfino scomodando il papa stesso. Tanto da addirittura ordinare lo sterminio visto il suo animale selvatico e ribelle, adatto a rappresentare l'incarnazione di Lucifero. Ok, fatemi capire meglio, vi prego. Mi state dicendo che l'animale che fino a poco tempo fa era considerato una divinità si è trasformato nel male in carne ed ossa e poi risparsi in tutta la casa? Questa roba qui. Ecco, a giorno d'oggi siamo abituati ad etichettare il Medioevo come un'epoca di grande retratezza e di forte superstizione. Eppure ci sono tanti falsi miti a cui crediamo perché tendiamo a definire qualcosa di rozzo e arretrato come medievale. Ma essendo io decisamente curioso e a cui i modi di fare e di dire della società moderna non vanno tanto giù, mi sono chiesto: ma è davvero così? C'è stato veramente un tempo in cui il gatto veniva perseguitato a livelli immondi. Oggi sì, si registra col microfono in stile Mr. Nobody. Ok, iniziamo col dire che l'uomo effettivamente in quasi tutte le culture ha sempre visto gli animali come uno strumento a sua completa disposizione. Che si trattasse di trasportare, irrigare o essere loro stessi fonte di cibo, gli esseri umani hanno sempre ritenuto di essere in diritto di poter decidere cosa fare delle altre creature. E, badate bene, questa filosofia era anche applicata sugli altri esseri umani. Ok, magari non come fonte di cibo, a parte in alcuni casi particolari. Ma vabbè. Fatta questa premessa, ad ogni animale veniva attribuito un determinato valore a seconda di come potesse essere più utile, più che a livello di affettività. Il cavallo, per esempio, era l'animale dei nobili. Per altri, invece, dipendeva un po' dalla cultura in cui finivano. Per esempio, il cane, in epoca romana, era visto ben diversamente da come lo vediamo noi oggi. Anzi, notoriamente era visto come il vile oppure l'ultimo delle bestie. Decisamente il contrario dell'essere il miglior amico dell'uomo. E il gatto, come era visto? Partiamo dagli albori, ovvero da quando si presume si è iniziata una sorta di addomesticazione. Ovviamente intendo dell'uomo da parte del gatto. Le fonti ci indicano che il primo contatto tra le due specie sia avvenuto oltre 10.000 anni fa, ben prima che l'Egitto diventasse quella civiltà che ricordiamo noi oggi. In particolare la razza che ci interessa è il gatto selvatico lirico, o Felis silvestre lirica. Momento, quindi il gatto silvestro è un gatto selvatico? Tu ci eri arrivato. Aspetta. Ma in che senso è morto 234 volte? Tornando a noi, non dobbiamo farci ingannare dal nome che ci fa pensare l'Africa e magari in particolare l'Egitto. Perché in effetti era una razza diffusa in molte aree, principalmente quelle della mezzanura fertile che hai studiato con i Sumeri. Regione da cui in effetti, dopo uno studio del 2007, si presume trovi le sue origini nel gatto. Piccola parentesi, anche oggi quella razza di gatto è tra le più diffuse al mondo. In italiano lo chiamiamo soriano, che deriva da Soria, che è un vecchio modo di chiamare la Siria. E come cavolo ha fatto a diffondersi in tutto il globo arrivando fino ad oggi nei nostri smartphone? E ovviamente la risposta è grazie a lui. Chiaramente il primo contatto tra le due specie è avvenuto presumibilmente molto lentamente, per cui solo i gatti più temerari si avvicinavano all'uomo. Da lì, attraverso una sorta di selezione naturale, i gatti che tolleravano di più l'uomo hanno iniziato ad avvicinarsi, capendo che vicino all'uomo avrebbero ottenuto determinati vantaggi, come per esempio più facilità nel trovare cibo, selezionando quindi questo carattere come vantaggioso per la sopravvivenza. E cosa ci sarebbe di così vantaggioso nell'avvicinarsi all'uomo? Beh, perché il primo animale ad essersi avvicinato a noi nel momento in cui abbiamo iniziato a coltivare era bello grassoccio, succulento e soprattutto ce n'erano davvero tanti. I topi infatti erano attratti dai depositi stracolmi di cereali, che quindi agli occhi di un gatto si trasformavano in una sorta di McDonald's. Insomma, per un gatto avvicinarsi all'uomo era un sacrificio bello grande e a cui avrebbe fatto volentierissimo a meno. Tuttavia era necessario per la sopravvivenza. Si poteva quindi ritenere addomesticato? Non come lo intendiamo noi oggi. Tuttavia abbastanza da aver ritrovato una tomba di circa 8.000 anni fa a Cipro, un tizio seppe con al suo fianco un gatto. E perché farlo se non per l'affetto? Ma soprattutto come avrebbe fatto il gatto ad arrivare fino a Cipro se non con gli umani? E non credo che si fosse nascosto nell'imbarcazione. Mica era una nave di costa crociere. Da questo momento la civiltà inizia a svilupparsi un po' dappertutto, principalmente nelle zone del Medio Oriente. E il ruolo degli animali inizia ad essere fondamentale all'interno delle società. C'è chi però eleva la loro immagine all'ennesima potenza, affiancandola addirittura alle immagini delle divinità. E ancora oggi chi in casa tua ha sembianze più divine se non il tuo gatto? Ed è esattamente quello che pensano gli egizi, a cui associano al gatto la dea Bastet. E gli egizi in effetti sono un caso molto raro, perché non è facile trovare civiltà devote agli animali fino a questo punto. Un altro esempio isolato sono per esempio i totem delle popolazioni native americane. Comunque, in generale, già nell'antichità tutti avevano un debole per il gatto. Ad un certo punto arriva in Europa, presumibilmente grazie al commercio, questo perché fino a quel momento l'unico modo per debellare la presenza dei topi era tramite donnole e furetti, che però erano molto più difficili da domesticare. Diventa quasi da subito una star tra i greci, in cui viene elogiato per le sue peculiarità nei racconti e nelle raffigurazioni, senza però arrivare mai allo status di divinità. Per quello bisogna appunto aspettare almeno
almeno 2000 anni l'avvento dei social media. Tuttavia spesso rappresentato insieme a loro, e in Italia prima ad apprezzarli sono gli Etruschi, poi verrà il turno dei Romani, che come i Greci l'apprezzavano per le sue peculiarità di cacciatore e anche per la compagnia. E un particolare interessante che secondo me sfugge a molti è che, nonostante fosse molto apprezzato tra le matrone romane, che spesso ne possedevano più di uno, non ne sono mai stati ritrovati negli scavi di Pompei ed Ercolano. E infatti è piuttosto famoso il calco in gesso di un cane che è apparentemente stato sorpreso dall'eruzione del vulcano, ma di gatti nemmeno loro. Eppure strapieni di mosaici che raffigurano la presenza del gatto nelle case dei patrizi. È possibile che i gatti di Pompei ed Ercolano abbiano affrontato il pericolo e siano fuggiti in tempo? Tuffiti giusto i croccantini, per il resto poi lasciamo perdere. E chiaramente finché non ne verrà trovato uno, non si saprà mai con certezza. Quel che è certo però è che i gatti di Pompei fanno parte di quelli che si sono iscritti al canale premendo col tasto iscriviti con i loro graziosi cuscinetti rosati. E se anche tu, come loro, vuoi supportare questo progetto, puoi farlo in maniera molto semplice e gratuita cliccando su iscriviti adesso. Arriviamo quindi all'epoca fatidica in cui si ritiene che il gatto abbia sofferto le peggiori cose concepite dalla mente malata dell'uomo. Secondo questa voce, nel 1233 Papa Gregorio IX avrebbe promulgato una bolla, ovvero un documento, una lettera, che solitamente conteneva proprio un messaggio direttamente dal Papa con tanto di sigillo, e che veniva inviata quando voleva comunicare qualcosa. Poteva essere per una nomina di un vescovo, una scomunica o, come nel caso della Vox in Rama, di un decreto. In questa bolla si informa che da quel momento si ordinava anche il massacro dei gatti, e in particolare dei gatti neri. Questo perché erano associati alla stregoneria e alla manifestazione del diavolo in persona. Addirittura si ordinava che ovunque venissero trovati dovessero essere messi a rogo in piazza pubblica. Una serie di cose folli da non poterci credere. Ecco, ci sono un piccolo problema con questa bolla a cui bisogna fare molta attenzione. E si tratta del fatto che nella Vox in Rama, questa comunicazione del Papa, dei gatti non c'è traccia. Nada, nisma, niente. Non c'è una sola riga che faccia intendere che il Papa voglia che tutti i gatti siano massacrati. Questa è molto probabilmente una delle più grandi fake mai concepiti. Ma allora che cavolo c'era scritto su sta bolla? Allora, diamo un po' di contesto. La Chiesa al tempo aveva tante pare per molte cose. E in questo momento il focus principale sono le sette sataniche. O comunque per qualsiasi congregazione che potesse apparire molto sinistra agli occhi del clero. E con questa bolla parrebbe che il Papa fosse venuto a conoscenza di una setta in Germania che praticava riti a favore del Signore degli Inferi. Eh sì, a un certo punto il rito prevede che appaia un grosso gatto, addirittura delle dimensioni di un cane, a cui tutti i partecipanti dovranno baciare l'ano. Comunque il punto della bolla era di condannare l'esistenza di questa setta. Del fatto di cacciare però i gatti malvagi non ce n'è alcuna traccia. Sì, ma come facciamo a sapere che all'epoca non si maltrattassero i gatti? Nel senso, da qualche parte sarà venuta fuori questa diceria. Ebbene, quel che è certo è che non nasce in questo periodo. Questo perché, come nell'antichità, anche in questo periodo il gatto appariva nelle rappresentazioni artistiche e poetiche, facendo capire che le persone apprezzassero la sua compagnia. Per esempio, di Santa Caterina da Siena si racconta che quando viveva ancora con la famiglia decise a un certo punto di digiunare. Tuttavia non voleva che i genitori lo sapessero perché non erano d'accordo. Per evitare così di farsi scoprire, lanciava i bocconi di carta che si ritrovavano nel piatto sotto il tavolo dove c'erano i gatti. Ma non solo nelle case delle persone normali, diciamo, anche nei monasteri c'è un grande apprezzamento per i gatti. Per esempio in un manuale del 200 si legge: non possederete nessuna bestia, mie care sorelle, eccetto solo gatto. E questo perché presumibilmente, come per l'antichità, il gatto era utile per evitare che i topi prendessero di mira le scorte in magazzino. Ma non solo, perché questi potevano risucchiare anche i libri delle biblioteche. Un altro esempio della loro presenza nei conventi è quello di Santa Chiara d'Assisi, che aveva una gatta che addirittura per gioco fece promuovere a suora, chiamandola Suor Gattuccia. E qualcosa mi dice che il velo sia durato ben poco. Oppure un altro esempio è quello di un monaco irlandese che sappiamo avesse un gatto per il semplice fatto che gli dedicò una poesia in cui lo descriveva come un amico inseparabile. Insomma, di esempi ce n'è un'infinità, e nessuno di questi viene mai rappresentato il gatto come il demonio. Comunque vi ho lasciato in descrizione qualche altro esempio. Ma quindi perché inventarsi una cosa del genere se non è mai successa? Condivido al 100% la tesi di chi dice che è inquietante che le prime persone a tramandare queste falsità siano proprio quelle che si ritengono amanti degli animali, addirittura loro paladini. E quindi no, è tutta una bufala, una fake news nata così dal nulla e soprattutto senza senso. Ma non so perché nella nostra cultura c'è una sorta di godure nel raccontare il medioevo come di un'epoca di persone rozze e di pazzi arretrati senza un'anima e di un'ignoranza a livelli estremi. Eppure non sono allora ad essersi inventati che la terra sia piatta. Dunque si sa, era una banda di chi si era inventato qualcuno. Sei contenta? Basta, stavolta ti ammazzo.